Il tuo volante è usurato? Hai notato che inizia a screpolarsi e avere delle imperfezioni e a lasciarti le mani sporche? Bene, allora sei capitato nel video giusto. Amici di Autodettagli, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andremo a vedere come ripristinare un volante in pelle con il kit Rinnova Volanti della Fenice. Sarà un video molto interessante, vi mostrerò il contenuto della confezione, vi mostrerò tutti i passaggi da seguire e poi il risultato finale del lavoro che ho svolto sul volante della mia Alfa 146 in fase di restauro. E prima di cominciare, però, come sempre, cerchiamo di svelare qual è il dettaglio dell'auto del mistero di questo video. Quindi indovina l'auto! Indovina l'auto dai Autodettagli! Dai ragazzi, a sto giro ve l'ho proprio servita su un piatto d'argento. Si intravede anche la marca. Dai, è facile. La scopriremo alla fine del video che auto è. Bene, diamo uno sguardo ravvicinato al volante da trattare, che è il volante di una 146, purtroppo veramente malconcio e usurato. Ha proprio bisogno di tante, tante coccole. Prima di iniziare a trattare il volante, però diamo uno sguardo al contenuto del kit Rinnova Volanti in pelle della Fenice, un brand specializzato da tantissimi anni proprio nella cura della pelle. Allora, troviamo un guanto in microfibra, come vedete che si può indossare, forse un pochettino piccolino per la mia mano, vedete, ho già segnalato la cosa. Poi una spugnetta double face, possiamo dire, una parte melamina, una parte molto più morbida. Il libretto delle istruzioni chiarissime, veramente chiare, non potete sbagliare, è a prova di ciuccio. Poi abbiamo il pulitore per volanti forte e poi il colore, in questo caso nero, con il suo applicatore all'estremità superiore, vedete in spugna. Abbiamo il sigillante per volanti con il suo attivatore. Poi, per ultimo, ma non per importanza, ovviamente abbiamo il nostro bel foglio di carta abrasiva a 800, grana 800, perfetta quindi per poter levigare a dovere la pelle del vostro volante. E poi non troviamo più nient'altro. Per procedere alla pulizia del volante, come descritto nelle istruzioni, dovete utilizzare il pulitore per volanti forte della Fenice. Dovete prima agitarlo e poi ovviamente stapparlo. Dovete procurarvi prima di tutto una bacinellina, un contenitore con dell'acqua al suo interno, perché dovrete inumidire la spugnetta e sciacquarla ogni volta che la troverete sporca. Per pulire il volante dovete utilizzare la parte bianca della spugna. Come vedete, non appena inizierete a passare la spugna con il detergente e ovviamente la spugna inumidita, la spugna stessa diventerà molto sporca e inizierà a rilasciare tutta la sporcizia, sicuramente anche un po' del vecchio colore residuo. Ogni volta che la vedrete in condizioni indecenti, quindi che dovrete fare? Dovrete passarla nell'acqua, strizzarla, ripulirla e poi ridargli, se ovviamente necessario, il detergente. Così avrete insomma una pulitura molto approfondita, la pelle sarà anche più sarà pronta quindi ad essere colorata, perché se dovesse essere presente ancora della sporcizia nel volante, il colore è molto difficile che si attacchi in maniera permanente. Quindi la prima parte, la pulizia, è la parte probabilmente più importante di tutto il processo di ripristino. Quindi mi raccomando, prima di levigare una approfonditissima pulizia con il prodotto e con la spugnetta messa a disposizione nel kit.
Ultimata l'operazione di pulizia, dovrete indossare, se ci riuscite, perché è molto stretto, il guanto in microfibra e passarlo per tutto il volante per eliminare l'eccesso di detergente e dare una prima asciugata, anzi, a tutta la corona, del volante. Ultimata la prima asciugatura con il guanto in microfibra, dovrete passare all'asciugatura con un phon o una fonte di calore come una pistola d'aria calda, in modo tale da rendere la pelle un pochettino più secca e prepararla quindi alla fase successiva, alla levigatura. Questa fase è molto importante perché se non effettuate l'asciugatura come si deve, una volta che passerete, la carta abrasiva, praticamente vi si creerà un impasto, che ovviamente non vi permetterà di levigare a dovere tutte le superfici. Quindi mi raccomando, asciugate con un phon, una pistola d'aria calda, tutta la corona del volante deve essere perfettamente asciutta. È arrivata l'ora di levigare. Levigando la superficie della corona la renderete sostanzialmente omogenea, priva di screpolature, priva di imperfezioni e quindi pronta per poter essere colorata. La fase subito successiva alla levigatura è quella della colorazione. Quindi prendete il flacone di colore, premete l'applicatore per rompere il sigillo e iniziate a distribuire il colore in maniera uniforme. Come vedete, io sto tamponando per cercare di rendere più uniforme possibile, la colorazione. Bisogna assolutamente evitare striature di ogni genere. Deve essere tutto il più omogeneo possibile. Applicate circa 3-4 mani di colore finché il risultato non vi soddisfa e asciugate il colore sempre con una fonte di calore, come un phon o una pistola d'aria calda, proprio come sto facendo io, in modo tale da far asciugare il colore e farlo attecchire alla pelle. Una volta ultimata la colorazione del volante, è l'ora del sigillante per volanti, che dovrà essere preparato aggiungendo il suo attivatore. Una volta che però aggiungerete l'attivatore, il prodotto dovrà essere utilizzato entro le 8 ore. Questo è di assoluta importanza. Dopo aver aggiunto l'attivatore, tappate e shakerate per almeno un minuto. Ora prendete la spugna azzurra, aggiungete il prodotto e iniziate a tamponare in modo uniforme tutta la superficie della corona del volante. Questo passaggio vi permetterà di proteggere il colore e la pelle dall'usura, dalla luce, dalla sudorazione, insomma, farà sì che il volante duri, per tantissimo tempo nelle condizioni in cui l'avete rigenerato. Mi raccomando, sempre copertura ultra uniforme, più mani e ovviamente asciugatura con phon o pistola ad aria calda.
alti più 3. Non potevate sbagliare, è proprio una Nissan 300 ZX Fair Lady Z, stupenda! Ed ecco qui il volante a trattamento ultimato, proprio niente a che vedere con il volante di prima, ha ripreso colore, la pelle è morbida, al tatto è molto piacevole, niente più screpolature, niente più imperfezioni, è di nuovo un volante degno del brand che porta. Bene, se volete acquistare il kit Rinnova Volanti Fenice, nella descrizione vi lascerò il link per www.dasdetailing.it con tanto di codice sconto per risparmiare il 10% sui vostri acquisti e avere le spedizioni gratuite con solo 80 euro di spesa anziché 100. Guardate qua, penso proprio che per poco più di 25 euro, una roba del genere, penso proprio che ne valga davvero la pena. Bene ragazzi, il video è finito, come sempre se vi è piaciuto lasciate un bel like, se non vi è piaciuto un bel dislike, sempre con un commento costruttivo, su consigli utili, su come effettuare il lavoro che vi ho appena svolto, e ricordatevi che io cerco sempre di imparare nuove tecniche, nuove cose, sono affamato di conoscenza nel mondo del car detailing, e se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi subito e attivate la campanella, pubblico sempre dei video più o meno settimanalmente, a parte qualche settimana che proprio non riesco, però più o meno siamo lì, quindi attivate la campanella per essere sempre aggiornati e niente, condividete se avete piacere, ok? Dai, benissimo, il video è terminato, ciao!